Party bianco-verde per festeggiare la Medea Montalbano neopromossa in B1 e pensare alla prossima stagione come la squadra principale di volley per la città di Macerata. Giocatori, staff tecnico, dirigenti e sponsor si sono dati appuntamento per una serata ricca di emozioni all'ostello Asilo Ricci di Macerata per rivivere i momenti più belli di una stagione davvero indimenticabile. Sì, è una stagione magica, no? Si dicono alle volte queste cose scontate, banali, ma una società che fa due promozioni di fila e di questo livello non è facile, no? Tant'è vero che la difficoltà sta nel fatto di salire dal miglior livello regionale alle soglie della Serie A. Però sicuramente è un ambiente che sa costruire sport, sa mettere insieme i giocatori, perché la cosa importante è sì fare ambiente, avere equilibrio, attenti alle spese, ma anche giocare, giocare e giocare bene. Per la Medea Montalbano è la seconda promozione in due anni, per la B1 si riparte dalle conferme del tecnico Bernetti e di tutta la squadra, a cui aggiungere qualche innesto importante. La riconferma dei tecnici è stata la prima cosa che abbiamo portato avanti e con i tecnici a questo punto stiamo ragionando su quella che sarà la squadra del futuro. Vanno previsti un paio di rinforzi almeno per poter affrontare un campionato nazionale come quello di B1 nella maniera più giusta, cioè andremo in B1 cercando di fare una discreta figura. Tre nodi organizzativi da sciogliere: giocare al Fonte Scodella o restare nella palestra di Via Fratelli Cervi, nel quartiere dove Montalbano Volley è nata 31 anni fa. Ci stiamo pensando, quella è la nostra casa in assoluto, perché la palestra accoglie tutta l'attività della Montalbano, quindi oltre alla B1 c'è una Serie D, ci sono tutte le giovanili, la 15, la 17, la 19, le Under. E stiamo valutando seriamente se continuare, quantomeno per la B1, l'attività nella palestra dei Fratelli Cervi, oppure se spostarci al palazzetto di Fonte Scodella, che secondo me sarebbe anche un giusto scenario per la prima squadra pallavolisticamente parlando della città. Da che cosa si riparte? Quindi dall'allenatore sicuramente coach Bernetti sarà riconfermato? Sì, ho avuto la riconferma da parte della società, io contentissimo di rimanere, ovviamente per me ha una nuova esperienza, perché per me la B1 è un campionato nuovo e quindi lo staff rimane, diciamo. E stiamo cercando appunto di tenere con noi lo zoccolo duro della squadra e poi fare gli innesti che saranno necessari. E che campionato è? Tra l'altro, insomma, un doppio salto di categoria in due stagioni davvero proietta Montalbano, insomma, sempre più in alto. Che campionato? Sarà sicuramente un campionato più difficile rispetto a quello di quest'anno. Noi ovviamente come obiettivo ci diamo, essendo una neopromossa con la società, abbiamo ovviamente detto che la salvezza per noi sarà l'obiettivo principe. L'abbiamo detto anche l'anno scorso ovviamente, però questa sicuramente sarà l'obiettivo principale. Una grande stagione per te da capitano, un'emozione in più. Sì, ma guarda, quando me l'hanno proposto inizio anno, ho detto: ma come viene pensato poi fa capitano a me, che sono un casinista proprio. No, invece sono stato contento, l'ho accolta con gioia questa cosa, poi visto il risultato ancora di più, un anno impensabile, penso irripetibile, meglio così non si poteva assolutamente fare e anche pensare proprio. Quindi per la prossima stagione? La prossima stagione è ancora tutto un po' in forza, adesso la società si sta armando, pare, per farla questa B1 in qualche maniera. E non è semplice, io sono contento che comunque si prova, nonostante, lo sappiamo, la situazione delle società del pallavolo non è mai felice, soprattutto sotto l'aspetto finanziario. E però vedo che loro stanno facendo molto lavoro intorno per metterci comunque, per continuare a vivere questo sogno, diciamo. Doppio salto di categoria in due stagioni, la Medea è davvero, insomma, capace di sorprendere e di divertire anche. Sì, ci siamo divertiti quest'anno come l'anno scorso, è stato tutto una sorpresa, perché siamo partiti con l'obiettivo salvezza, ma pian piano, dopo partita, abbiamo visto che avevamo le carte in regola per poter fare il salto e unendoci, comunque aiutandoci a vicenda, siamo riusciti a vincere gara 1 e gara 3, perché gara 2 purtroppo secondo me non ci siamo nemmeno presentati a Cagliari. Le emozioni Medea per questa stagione, tanti successi anche sopra ogni aspettativa? Le emozioni molte,
Più che altro soddisfazione. Noi non ci siamo avvicinati alla squadra, c'era come sponsor anche in maniera minimamente interessata per sperimentare alcune nostre nozioni per la salute sportiva. E ci siamo meravigliati dei successi, è impressionante il loro stato d'animo, la loro determinazione e la loro umiltà. Non è così semplice trovare un gruppo, dirigenti compresi, che abbia queste caratteristiche, quindi i risultati così venuti non sono casuali e sono sicuro anche di buoni risultati in B1. E complimenti vanno tutti ai ragazzi e ai dirigenti, perché questo è veramente un gruppo veramente capace. La B1 un sogno diventato realtà per Medea Montalbano? Assolutamente sì, un vero sogno e soprattutto una sorpresa grandissima dal nostro punto di vista. Grande impegno, ma anche insomma delle difficoltà per la società per affrontare già un salto di categoria che ne è arrivato un altro. Ovviamente la preoccupazione è proprio questa, perché non abbiamo fatto in tempo a entrare in una serie che già per noi era nuova, che già ci siamo dovuti immediatamente rialzare per un'altra serie. L'impegno è stato grande e sarà sicuramente molto più alto per l'anno successivo, l'anno prossimo, quindi vediamo. Quindi state lavorando per il futuro, che cosa significa la B1 per la città di Macerata e per Montalbano? Il nostro orgoglio è proprio essere la prima squadra di pallavolo di Macerata, perché con la Lube che ci ha abbandonato e è andata a Civitanova siamo rimasti comunque il simbolo, no, della pallavolo maceratese, quindi per noi questo è un grandissimo orgoglio. Cosa significa lavorare per questo B1? Significa cercare aiuto da tutte quelle persone che ci danno una mano, che amano la pallavolo e che vogliono far continuare questo movimento anche a Macerata.